Questo io penso. Allora, volevo dire anche un'altra cosa, Aldo. Partendo sempre da un presupposto che gli arbitri, quindi parliamo anche in questo modo di Dondarini, sono tutte delle persone corrette e oneste. Mi piacerebbe sapere come mai la Juventus, e questo è un discorso che l'avevo qua e ve lo devo dire, l'anno scorso è stata mandata in Serie B, chi ha corrotto? Chi sono stati corrotti? Chi sono stati? Perché a questo punto noi siamo andati in Serie B e scopriamo che gli arbitri sono stati praticamente quasi tutti messi in condizioni che sono perfette. Allora io vorrei sapere anche questo, perché a questo punto se sono così tutti corretti vorremmo sapere noi che abbiamo corrotto in qualche modo. Brava, 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 abbiamo visto processi a non finire davanti a noi. E allora lei mi spieghi come mai non c'è un arbitro che è stato condannato? Ma mi permetta, mi dica, quanti arbitri sono stati condannati? Appunto, questo è ancora più grave. E allora mi spieghi, noi però siamo andati in Serie B. Allora chi abbiamo corrotto? Abbiamo letto intercettazioni a non finire di rapporti tra dirigenti del calcio e arbitri con riferimento a questa partita. Che altro dobbiamo leggere? Che altro dobbiamo leggere? Mi faccia capire. Ma mi spieghi, ma scusi, che abbiamo corrotto? Ma mi dica, che abbiamo corrotto? Che non abbiamo corrotto? Prenderemo un processo legale. Adesso subiamo con le intercettazioni che risultavano le cose finali. Hai detto, non è giusto che Zebinà, Totti e De Rossi non si possano esprimere, perché se questo è possibile non c'è democrazia e io lo condivido, è così. Grazie. Gianni Solaroni dell'arbitro Dondarini. Allora, c'è un seguito, il servizio di Sofia, questa è stata una notizia di altri di pochi minuti fa, ha minacciato di non giocare.